Allora, ho passato la mia giovinezza a Ceppino, un paesino dove non c'era nessun divertimento, niente, ma le mie molteplici occupazioni non mi permettevano di annoiarmi. Ho allevato, la mamma, la nonna si è ammalata e io ero in collegio, sono venuti a prendermi. Mi sono trovata una bambina di 14 giorni da allevare e l'ho cresciuta io col biberon. Per fortuna è sempre stato bene. Ho lavorato, ho aiutato la mia famiglia e col piccolo stipendio che prendevo perché tenevo la contabilità a un tornitore, mi sono fatto un po' di dote. Dopo ho incontrato Tino, ci siamo sposati e abbiamo, il mio matrimonio a quell'epoca è stato un matrimonio favoloso. La chiesa era preparata bene, c'erano le suore che cantavano e suonavano in chiesa e il nonno aveva fatto venire da Bergamo i camerieri e il cuoco del Cappello d'Oro perché era conosciuto il Cappello d'Oro. Dopo abbiamo fatto un bel viaggio di nozze e tornati abbiamo cominciato a vivere. Abbiamo avuto dei periodi belli e dei periodi molto tristi per la lunga malattia che ha avuto il nonno. Allora la famiglia si è divisa. La nonna Maria Grazia è stata allevata praticamente dalla nonna Severa perché è andata dalla nonna che aveva 14 giorni. Marzio è andato a Catayocco. Quando Marzio è tornato da Catayocco era ingrassato come un maialino perché si capisce che la nonna Domenica lo riempiva di castagne. Dopo finalmente la famiglia si è riunita e il nonno ha ripreso il suo lavoro, lentamente ha ripreso il suo lavoro. Il nonno era una persona molto stimata, che godeva la stima e la fiducia di tutti. È stato il giudice conciliatore per 50 anni e avrebbero dovuto dargli la medaglia d'oro, non gli è andata perché ci sono stati dei dissesti in comune e non ha dato la medaglia. Ad ogni modo lui si è interessato molto e ha definito certe situazioni che sono interveniva il nonno. Andavano dal pretore perché allora c'era il pretore di Ammenno e il pretore generalmente li mandava dagli avvocati. Dopo ha frequentato il corso della Croce Rossa. Ha frequentato il corso della Croce Rossa quando il suo turno si presentava eventualmente a fare il suo servizio e il suo rammarico era quello di non poter guidare l'autolettiga perché aveva superato i limiti di età, aveva superato i 60 anni e si logorava continuamente perché avrebbe voluto guidare l'autolettiga anche lui. Era felice quando andava in servizio, che si metteva il suo camice bianco tutto contento e andava in servizio. Dopo cosa devo dirti ancora? E che il nonno godeva della massima fiducia, che tutta la Valimagna sapeva che i suoi tre figli erano laureati e avevano sposato altrettanti laureati e lui non lo diceva a tutti, parlava a tutti dei suoi figli, dei suoi nori, del genero, che era contento, che era soddisfatto e tutti si rivolgevano a Tino per consigli, per incoraggiamento, per una cosa e l'altra e lui era sempre disponibile. Quando andava a Ceppino, siccome quando andava a Ceppino tutti avevano delle riparazioni da fare, allora lui partiva con la sua cassettina con tutti gli attrezzi e girava casa per casa per tutte le piccole riparazioni. Dopo, cosa facciamo con noi? È riuscito a soddisfare il suo desiderio di avere la casa propria, perché lui non tollerava l'idea di essere un affittuario. Allora, con pochissimi soldi, ha iniziato la costruzione della casa, ha assunto lui gli operai, era lui come datore di lavoro, e ha lavorato più degli operai, però ha avuto la soddisfazione di andare in casa sua. E io spero che i miei figli ricordino quello che ha detto il nonno una volta, se lo ricorderanno, io me lo ricordo bene, che il nonno ha detto: vendete le scarpe, ma non vedete questa casa che sono io i sacrifici che mi è costata. Però il nonno
Aveva anche lui il suo debole, che usciva tutte le sere per giocare a carte. E usciva dopo cena e faceva le ore piccole. Io una sera l'ho chiuso fuori, ho chiuso la porta. Allora lui si è messo a suonare il campanello. Stanco di schiacciare il campanello, ha preso un bastone di fagioli, l'ha fissato contro il campanello in maniera che quello suonava continuamente. Poi mi sono stancata io di sentirlo suonare, sono andata a aprirgli. E così abbiamo continuato finché abbiamo vissuto, finché il nonno ha vissuto. Abbiamo passato gli ultimi anni sereni, con i bravi figlioli, i bravi nipoti, e non posso che ringraziare il cielo, è stato anche quando il nonno era giù di conciliatore, andavano da lui anche per delle piccole vertenze e c'erano le donne, le due contestatrici, si dicevano di quei titoli che non ripeto. Non me li ripeto perché si disegna tutti i titoli. E il nonno con la pazienza, ma no, ma tacite, ma andava da voi allora, cercava di appianare. Come esattore è stato troppo buono, perché se non era, fosse stato tanto buono e non avesse concesso tante dilazioni, avrebbe guadagnato di più il nonno. Invece era troppo buono, dovevano pagare, ma sempre delle dilazioni, magari finivano con non pagare, però abbiamo tirato avanti ugualmente. Poi, siccome l'esattoria non aveva abbastanza per portare avanti la famiglia, si è associato con lo zio Franco per commerciare di vino, che hanno acquistato poi per il trasporto quel famoso cartone, quel famoso camioncino verde che è servito tanto ai nipoti per fare le loro passeggiate. Il nonno si prestava sempre a portarli in Valle Brembana, dove andavate a fare le passeggiate. Il divertimento di tutto quel camioncino. Quando i miei figli andavano a scuola, frequentavano le medie Cipino, e il nonno, quando c'era l'utile, accompagnava Cipino col camioncino, tutti gli altri ragazzi della zona che frequentavano Cipino si mettevano lì davanti al cancello a aspettare che partisse il camioncino. E il nonno, certe volte faceva degli scherzetti, partiva senza prenderli, allora tutta questa fiumana di bambini che rincorrevano il camioncino per andare a Cepino col camioncino. Tutto lì. Dopo, prima del camioncino, hanno preso la 600, ma la 600 era troppo piccola per mettere i cestelli. Era una 600 tutta scassata. Pensa che aveva il fondo tutto rovinato e il nonno, perché riuscisse a stare sul sedile, aveva messo un asse, di modo che si era fermato un vuoto tra il fondo della 600 schiacciata e l'asse, e sopra erano nati i piselli. C'erano dei piselli. E quella macchina lì, il sabato, il nonno la dava. Io mettevo i sedili, la coprivo con la coperta e mi andava la macchina la domenica che usavamo per andare a Cepino. Non avevamo altro. Però abbiamo vissuto bene, sereni, tranquilli. A parte le malattie, non ho avuto altre preoccupazioni perché i miei figli sono stati sempre bravi. E adesso che ne vuole dire a te? È stata un'intervista lunga, Ah, no? va bene, saluta tutti. Eh? Saluta tutti. Saluto tutti i miei nipoti e mando un bacione a tutti con gli auguri più belli che una nonna possa fare ai suoi nipoti, i più belli, tutti compresi. Nipoti e futuri nipoti, e con la speranza di futuri nipoti.